Allora, volevo far vedere cosa ho preso a Dubai, quindi lo shopping che abbiamo fatto a Dubai, che non ci ha fatto impazzire, non è una città che mi è rimasta nel cuore, come si è visto anche nei videovlog. Ci sono delle cose sicuramente carine da vedere, tipo Dubai Marina, tipo il Burj Khalifa, tipo World Dubai, quindi la parte più autentica, più povera, più tradizionale, tra virgolette, di Dubai, che anche il quartiere è assolutamente più misero, più povero, ma per assurdo è il quartiere che forse mi è piaciuto di più perché era reale, era vero. Il resto della città è principalmente un'attrazione turistica, Dubai, niente di più. Non sembra neanche una città e tantomeno una città abitata, sembra non avere un'identità. È un po' la sensazione che hai quando sei a Las Vegas, no? Che tutto è fatto per divertire, per i turisti, però è tutto estremamente finto. Quindi non è assolutamente una città dove tornerò. L'unica cosa che mi ha emozionato veramente è stata la grande moschea ad Abu Dhabi, che è qualcosa di maestoso, meraviglioso. Se avete visto le foto su Instagram, avete un po' visto, anche i vlog abbiamo fatto quel giorno. Poi vi faccio vedere un po' le cose che ho preso a Dubai e le cose che ho preso invece in questi giorni, quindi quanti giorni sono ormai? Quasi 10 giorni che siamo in Italia. Allora, a Dubai ho preso, sono andata da Topshop e ho preso, ovviamente, non potevo non andare, e ho aggiunto qualche pezzo alla mia collezione, visto che ne avevo pochi di pantaloni di Topshop, di... messaggio! A me piacciono tantissimo i pantaloni di Topshop perché costano pochissimo, 50, 52, massimo 55 € e sono di ottima qualità. Non sono quei pantaloni che indossi e sformano il fisico, anzi, fasciano bene, risaltano i punti giusti, nascondono i difetti. Sono cuciti bene, hanno una bellissima forma e ne hanno di tutti i tipi, jeans di tutti i tipi con i tagli sulle ginocchia, con i tagli, strappi. Sì, oppure tutti strappati, oppure senza strappi, ma di tutti i colori. Hanno milioni di jeans, milioni di pantaloni. Ho preso questi pantaloni neri, che era una vita che cercavo da tantissimo tempo. Dei pantaloni neri, strettissimi, quindi tutti belli aderenti, però anche elasticizzati, che stessero bene, su, vestissero bene. Perché è un capo semplice, però che si utilizza tantissimo durante l'inverno, perché va bene con qualsiasi cosa, con camicie, con maglie, maglioni, con stivaletti, con tacchi, con scarpe basse, quindi per qualsiasi tipo di look. Questi invece che sono dei jeans elasticizzati, grigi, e hanno questi tagli, questi strappi sulle ginocchia. A me piacciono tantissimo i jeans con gli strappi qua. Gli danno un'aria un po' più meno ordinaria, meno semplice, qualcosa un po' di più trasgressivo, qualcosa di più rocchettaro, più modaiolo. E anche questi sono belli, belli aderenti, stanno su strettissimi, quindi sono perfetti anche con gli stivaletti. Ho preso qualcosina anche da Forever 21, non ho trovato tantissime cose, infatti ho preso giusto tre cose. Non ho trovato cose eccezionali, cose veramente belle che valesse la pena comprare. Ho preso soltanto questa magliettina bianca di cotone che ha queste parti un po' trasparenti, ricamate, ed è carina per l'estate, si stringe qua in vita, bella morbida. E questa che è ancora più semplice, proprio una t-shirt bianca, bella morbida, larga. E dietro a questo spacco così sulla schiena. Poi ho trovato questa borsa invece che mi è piaciuta tantissimo, perché questa borsa nera in ecopelle che puoi tenere anche così, quindi come se fosse una clutch, oppure con la cinghia e quindi a tracola. E a me piacciono tantissimo queste perché si possono usare a tracola tutti i giorni, con gli stivaletti neri, con una giacca in similpelle nera, sta molto bene. Anche per un outfit molto casual, molto semplice, però è quell'accessorio secondo me che rende ancora più carino un outfit. E quindi appena l'ho vista l'ho presa al volo. Qua c'è scritto 119 dirham e quindi equivale a una cosa come 20. Sì, allora non mi ricordo. Una questa invece che volevo assolutamente farvi vedere. L'ho preso non il giorno del mio compleanno, il giorno dopo, 1° ottobre. Sono questi stivaletti che ho preso da Pitarello, quindi qua in Italia. Non sono una patita per le scarpe, nel senso che non ho 50 paia di scarpe. Ne 49. No, non è vero, ne ho pochissime. Non ne ho tantissime, giuro. Sono più una per le borse che per le scarpe. Mi piacciono le scarpe, mi piacciono tanto, però
non vado fuori, non mi fanno impazzire, non sono fissata, non sono ossessionata dalle scarpe, sono ossessionata dagli stivaletti. Gli stivaletti mi fanno impazzire. Sono le scarpe più belle in assoluto, più belle dei sandali, più belle delle décolleté. E adesso ce ne sono di bellissime, questo periodo autunnale e invernale, perché sono tutte, allora, trovate delle cinesate, però trovate anche tantissimi invece fatti in vera pelle, quindi di qualità. Io l'anno scorso ho preso un paio, le ho utilizzate fino all'esaurimento. La scarpa forse che ho utilizzato di più, e sono ancora belle, sono in vera pelle, quindi sono comunque di qualità made in Italy. E sono bellissime come scarpe perché puoi metterle tutti i giorni. A me piacciono quelle basse, quindi non con i tacchi. Quindi puoi metterle tutti i giorni per un outfit casual, per qualcosa di invece un po' più rocchettaro, tipo con un jeans con gli strappi sulle ginocchia, con la giacca in similpelle. Questi sono bellissimi secondo me, perché sono degli stivaletti non proprio bassissimi, ma neanche troppo alti. Rimangono quindi comunque bassi e sembra quasi una scarpa da uomo. Se lo vedete da davanti sembra proprio la classica scarpa degli uomini, e sta benissimo, tipo specialmente con la gonna, con le calze nere, oppure con il jeans con il risvolto, quindi che si veda tutta la scarpa. E costavano pochissimo, perché questi sono costati tipo 43 euro, e sono troppo felice di questi qua. Non vedo letteralmente, li ho indossati solo una volta con un vestito, però non vedo letteralmente l'ora di creare qualche outfit, qualche look. Volevo anche farvi vedere questo profumo, che è stato uno dei regali per il mio compleanno. Questo profumo credo che si lega il nome, penso sia uno stilista libanese, se ricordo bene, e credo che si lega Eli Saab. E ho messo la foto su Instagram del giorno in cui l'ho ricevuto, e tutte lo conoscevate, tutte ne andavate pazze, tutte ne parlavate benissimo di questo profumo. Ed è, se non l'avete sentito, dovete andare a sentirlo, perché è buonissimo, è troppo buono. Come ha detto una ragazza, è un profumo molto femminile, molto chic, però sa anche secondo me tanto di pulito, cioè non è uno di quei profumi intensissimi che può dar fastidio, non è uno di quei profumi troppo dolci, è un profumo giusto praticamente in qualsiasi occasione, non solo la sera ma anche di giorno. È una cosa a cui presto molta attenzione anche negli altri che profumi hanno su, no? Mi piace tantissimo mettermi in profumo, posso non truccarmi, ma il profumo ci deve essere secondo me, e questo mi sta piacendo veramente tanto. Penso proprio che sostituirà definitivamente il mio amato Alien, quello di Thierry Mugler, perché è troppo buono, crea dipendenza, è buonissimo questo profumo. E l'altro giorno, sempre con mia sorella, sono andata a fare un giro a Milano da Italy, volevamo andare a prendere qualcosina e abbiamo preso un sacco, almeno anche mia sorella ha preso un po', ma io ho esagerato decisamente, ho preso un po' di tisane e di tè, perché lì ci sono dei marchi eccezionali da Italy, dei marchi proprio di qualità. Ho preso queste tisane che mi ha consigliato mia sorella, di Valverde. Io non le ho ancora provate, devo ancora aprirle, però so che lei le beve spesso e dice che si trova benissimo, che sono molto buone. Sono delle tisane d'agricoltura biologica, delle erbe di montagna, hanno degli ottimi ingredienti, non hanno assolutamente schifezze, quegli ingredienti che ci sono appunto sono bio. Ho preso questa che dovrebbe avere un'azione depurativa e drenante. Questa che mi piaceva tantissimo per il profumo, e che piaceva tantissimo ad Andrea, perché Andrea va fuori per la liquirizia, quindi è questo tè alla liquirizia, e questo dovrebbe avere una funzione digestiva. Sto cercando gli ingredienti. Sì, questo praticamente all'interno c'è solo liquirizia, finocchio e menta, tutte e tre bio, basta. Quindi sono ottimi ingredienti, non vedo l'ora di provarle. E poi questa che dovrebbe essere più gustosa, perché è mirtillo e lampone, e per salutare i break ricchi di energia. E poi ho preso altre tre. Ne ho prese tantissime, che se c'è una cosa che io adoro dell'autunno e dell'inverno è proprio questo, delle serate sul divano con la copertina davanti al film e una tazza di tisana, o la tazza di tè la mattina. Ogni mattina, ogni colazione, che sia autunno che sia inverno, inizia per me con una tazza di tè bollente. E non avrei dovuto prendere tutti questi, perché ce ne ho già tantissimi, ma non lo so, mi piacciono troppo. Questo marchio l'ho sempre voluto provare, ma non sapevo che ci fosse da Italy. L'avevo visto negli Stati Uniti, l'avevo visto in aeroporto a Londra, e si chiama Clipper,
è famosissimo per quanto riguarda i tè e le tisane. Alcune sono bio, altre sono naturali, però hanno tutte comunque degli ingredienti ottimi, ingredienti di qualità, e sono molto buoni anche gli abbinamenti e i gusti. Tipo questo è arancia e cocco, l'ho bevuto stamattina, ed è buonissimo. Si sente tantissimo il profumo di arancia, ma tantissimo, sia quando aprite la scatola esce questo profumo pazzesco di arancia, sia quando vi bevete la tazza. Questa invece che è una camomilla, sempre loro, questa è bio, è camomilla con limone e miele di manuka. Il miele di manuka è un miele che ha un sacco di proprietà medicinali, salutari, è un miele della Nuova Zelanda ed è uno forse dei migliori per le qualità che ha. E sempre di Clipper ho preso questo che è tè verde, che fa benissimo, non solo come antiossidanti ma per altre tantissime cose, un ottimo tè da bere, e all'interno c'è anche il limone. Ultimissime cose che volevo farvi vedere in questo video, anche se molto probabilmente non ne potete più di ciotole, tazze, tazzine, però queste sono 4, sono poche, sono queste tazzine che ho preso a Dubai da Starbucks. Non avevo idea che loro vendessero, non sapevo che vendessero le tazzine da caffè, pensavo che vendessero soltanto le tazze, quelle grandi, insomma, da latte, da tè. E invece abbiamo trovato queste tazzine che secondo me sono bellissime, con il loro marchio. Sono tutte diverse perché ne erano rimaste pochissime, e anche fatta così, e io non ho saputo resistere. Abbiamo solo 4 da nazione, non ne ho potute prendere di più. Roba di Andrea. Avrei voluto prenderne tantissime, avere proprio il servizio, magari anche non solo 6, ma magari di 10. Sì, il servizio, il famoso servizio da 10. Lo so, sono troppo belle. Perché se si rompe, come fai? Forse per me io comprerei tutte le tazze, le ciotole belle, carine. Ad ogni viaggio tornerei con una valigia solo piena di tazze, ciotole, ciotoline. Non lo so perché, mi sono letteralmente fissata con queste cose. Però queste sono un po' le... sono fuori di testa, lo secondo so. Secondo me potrebbe essere identificata una nuova malattia. E so. Già riconoscere il problema è già un buon punto di partenza, giusto? No, i gattini non fanno così. Vabbè. Sta degenerando il video, quindi chiudo qua. E ci vediamo nella prossima puntata di Pepper Pazza, Oni Pazza. Basta. Perché hai ricominciato? Perché succede solo qua, quando sono seduta su questa sedia. Succede solo quando sono qua. Ciao.